Il Sana in questi ultimi anni ha fatto uno straordinario sforzo di tipo disseminativo, che è l'unico congresso, l'unica fiera italiana dove vengono esposti dei prodotti, dove ci si sforza anche di educare le persone normali. Quindi vengono chiamati dei relatori che hanno esperienza nel parlare anche alle persone semplici e quindi sanno esprimere dei concetti complessi in cose semplici, educative. E questo è un tentativo che ha avuto successo, perché per esempio nel seminario della celiachia 2 anni fa c'erano 1300 persone, del pubblico normale, quindi a sentire i migliori esperti del mondo. Quindi questo è uno il segreto, cioè l'aspetto educativo che il Sana si è sforzato di fare, la parola accademia insegna proprio come senso intrinseco la formazione. Detto questo, quindi, il Sana rimane sempre, parte sempre da complessi molto ampi, di tipo filosofico, vitale, scientifico. Cioè è vero che noi, la civiltà occidentale, con lo sviluppo del pensiero liberale e la liberalizzazione degli scambi ha portato a uno straordinario aumento della ricchezza e ad uno straordinario miglioramento della qualità della vita e della durata della vita. Cioè il fatto che adesso tutto il mondo campi mediamente di più è dovuto al fatto che le condizioni economiche sono migliorate. Quindi lo sviluppo economico ha portato benessere, però ha portato con sé anche sedentarietà e stili di vita troppo esageratamente gastroerotomati, per cui questo ha portato appunto all'obesità, al sovrappeso, quindi a delle malattie che sono un grosso rischio per il futuro, perché il sovrappeso e l'obesità sono i principali fattori di rischio delle cause di morte nei paesi occidentali, che sono il cancro e l'aterosclerosi. Su 100 tumori, 70 sono in sovrappeso, su 100 infarti, ictus, 80 sono in sovrappeso. Detto questo però, la scienza è andata così avanti che nella parte dedicata all'invecchiamento, dedicata a come l'individuo si può influire sul rallentamento dell'invecchiamento, che parte fin da quando abbiamo 7-8 anni, da come si può rallentare, ormai è evidente che i nostri nipoti camperanno mediamente sui 110 anni e questo in era pre-alterazione del genoma. Però ormai la tecnologia è così avanzata adesso, con dei sensori che verranno messi sotto pelle, per cui un mega computer penserà giorno e notte alla nostra salute, alla glicemia, al colesterolo che si alza, eccetera, eccetera. Noi le previsioni dei più grossi scienziati sono super ottimistiche, cioè noi senza manipolare il gene possiamo campare attorno ai 200 o ai 300 anni fra 100 anni. Queste sono le previsioni che noi abbiamo sulla speranza di vita, quindi la teoria catastrofista degli anni 70, cara ad Al Gore, una certa alla sinistra americana, è stata completamente messa da parte con delle teorie che non esistevano. Vi ricordate l'inquinamento ambientale, l'uomo che si suicida, diventeremo il buco dell'ozono, tutti morti. Quindi avevano esageratamente spinto su quel settore e invece si è visto che noi campiamo meglio e sempre di più. È chiaro che dobbiamo aggiustare il tiro, stare attenti a quello che facciamo, eccetera. Anche perché poi ci è venuto in soccorso, e concludo, una delle più grandi scoperte degli ultimi anni, cioè il fatto che noi abbiamo all'interno del tubo gastroenterico, che è lungo 9 metri, non 2 mg di microbi, ma 4 kg. Quindi noi abbiamo una massa di DNA dentro il tubo gastroenterico che è grande 12 volte come siamo grandi noi. Quindi questa massa di microbi, diciamo, impatta l'energia che noi assumiamo, si prende per sé l'energia che gli serve e dà a noi quello che gli pare a lei. Quindi la nostra vita dipende dal nostro microbioma. Se noi abbiamo un buon microbioma campiamo molto, se non l'abbiamo un granché a mezza via. Molte malattie adesso si interpretano quasi tutte in questo settore. Quindi mi raccomando, venite al Sana, perché quest'anno le più grandi novità scientifiche in campo mondiale verranno esposte durante questa filiera enorme di appuntamenti scientifici con persone validissime selezionate dal grandissimo staff del Sana, della Fiera di Bologna. Quindi mi raccomando, venite tutti, che noi vi aspettiamo.